Esaurire il concetto di letteratura in poche parole non è affatto un'impresa semplice. Lo evidenziava anche lo studioso Giulio Ferroni nelle prime pagine del suo manuale Profilo storico della letteratura italiana, pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1992. Ecco cosa scriveva Ferroni. Alla domanda che cos'è la letteratura, si è risposto in molteplici modi. Seguendo diverse ideologie, visioni del mondo, scelte di vita, gusti, umori, pregiudizi, prospettive politiche, teoriche, filosofiche, scientifiche. Basta guardare ad alcune di queste risposte, per lo più assolutamente inconciliabili tra loro, per rendersi conto della difficoltà e dell'impossibilità di una definizione semplice e univoca, da tenere a mente una volta per tutte, della letteratura. Ma difficile è perfino circoscrivere il campo della letteratura, separarla nettamente da ciò che letteratura non è. E assai vari, confusi e incontrollabili sono anche gli usi automatici e correnti del termine letteratura, che tendono a designare le cose più eterogenee. Se di tutto ciò si dovesse tener conto fino in fondo, si potrebbe arrivare solo a dire una cosa più che ovvia: letteratura è ciò che viene chiamato letteratura, ciò che volta per volta gruppi e ambienti sociali riconoscono come letteratura. Fatta questa doverosa premessa, per noi è tuttavia necessario fornire una definizione generale ma corretta da adoperare a scopo didattico, visto che la letteratura sarà il nostro campo di indagine per i prossimi 3 anni di scuola. A tal proposito, possiamo consultare la voce letteratura presente sul vocabolario Treccani Online, dove leggiamo quanto segue. Oggi si intende comunemente per letteratura l'insieme delle opere affidate alla scrittura che si propongano fini estetici o, pur non proponendoseli, li raggiungano comunque. E con significato più astratto, l'attività intellettuale volta allo studio o all'analisi di tali opere. E qui il vocabolario ci fornisce anche degli esempi: letteratura antica, classica, moderna, letteratura italiana, francese, inglese, provenzale. Naturalmente, quando parliamo di letteratura italiana, inglese, spagnola, tedesca e così via, ci riferiamo alla lingua che è stata adoperata per la produzione di tali opere letterarie, per la scrittura di tali testi. Per fini estetici si intende invece il raggiungimento della bellezza, che è l'obiettivo principale di tutte le arti. Non solo delle arti figurative come la pittura e la scultura, ma anche della musica, del cinema e così via. La letteratura, quindi, puntando a raggiungere ideali di bellezza che si chiamano canoni estetici, è in tutto e per tutto una forma d'arte che si esprime attraverso la lingua scritta. Ci sono tuttavia dei rari casi in cui nella nozione di letteratura rientrano anche alcuni testi affidati alla trasmissione orale. Basti pensare ai poemi omerici, che prima di essere fissati in forma scritta venivano tramandati di generazione in generazione attraverso il canto e l'oralità, ma si tratta comunque di casi eccezionali. Riepilogando, che cos'è dunque la letteratura italiana? È l'insieme di testi scritti in lingua italiana che si propongono fini estetici o, pur non proponendoseli, li raggiungono comunque. È insomma la scrittura d'arte in lingua italiana che comprende anche testi scritti in volgare, che potremmo definire come l'italiano più antico, o anche nelle lingue subculturali come i dialetti italiani o superculturali come il latino utilizzato dagli scrittori umanisti del Quattrocento. A questo punto potremmo chiederci: perché studiare la letteratura italiana? Per 3 motivi principali. Il primo, perché per acquisire solide competenze nell'uso della lingua italiana è necessario fare esperienza di tutte le tipologie di testo,
compresi quelli letterari destinati a fini estetici ed artistici. Secondo motivo, perché la nostra lingua è nata da un'esperienza letteraria. Per questo la storia dell'italiano e della nostra identità nazionale è legata a doppio filo all'opera degli scrittori di ieri e di oggi. Terzo motivo, perché la letteratura è un'espressione artistica e come tutte le espressioni artistiche apre spazi in ogni senso, è la cassa di risonanza della nostra cultura, di ciò che siamo, del nostro modo di intendere la vita e il mondo circostante. Quest'ultimo punto è sicuramente il più importante, in quanto la maggior parte dei messaggi veicolati dagli scrittori ai loro lettori sono insegnamenti legati al senso della vita e ai grandi valori e ideali umani, che favoriscono la nostra crescita e la nostra maturazione. Inoltre, la letteratura è un grande contenitore di emozioni e di sentimenti, e quindi ci aiuta a riflettere anche sul nostro mondo interiore e a far luce su ciò che proviamo dentro di noi. Ma perché la leggiamo, la studiamo e la commentiamo? Chi si occupa di letteratura, chi la studia, ma anche semplicemente chi ama leggere le grandi opere, sa che la letteratura è importante per la propria vita. Tutto ciò però non è facilmente spiegabile a parole e già questo ci può dare una prima definizione di letteratura, ovvero la letteratura è un'esperienza che deve essere provata sulla propria pelle e che ci arricchisce. Potremmo inoltre dire che la letteratura è una riflessione dell'uomo su se stesso attraverso l'invenzione e la narrazione. Infatti, tramite il racconto di storie, la letteratura ci parla di noi. Attraverso queste storie, che siano in prosa o in versi, possiamo rintracciare una molteplicità di riflessioni. Riflessioni sull'io, sul mondo, sulla vita, sulla morte, sull'amicizia, sui valori, sui sentimenti. La letteratura può educarci alla bellezza e affinare la nostra sensibilità. Ci trasmette quindi concetti, valori e insegnamenti eterni e complessi in una forma piacevole, cioè in forma di storie, di narrazione, di testi stilisticamente e formalmente curati. Fa parte della nostra memoria collettiva. La letteratura ci offre dei modelli con cui confrontarci costantemente e con cui metterci in relazione. Ci permette di viaggiare stando comodamente seduti su una poltrona o di vivere molte più vite della nostra. Infatti, come disse Umberto Eco, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la letteratura è un'immortalità all'indietro. Sempre Umberto Eco, in un suo famoso saggio dal titolo Su alcune funzioni della letteratura, elabora delle riflessioni molto interessanti. Egli spiega che la letteratura contribuisce a plasmare la nostra lingua. Inoltre dice che la letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Inoltre, seguendo sempre Eco, possiamo dire che la letteratura ci offre un modello di verità e certezza. Infatti, ogni verità scientifica che abbiamo sul mondo può essere messa sempre in discussione qualora subentrino elementi nuovi. Dice Eco testualmente: noi diciamo che le leggi della gravitazione universale sono quelle enunciate da Newton o che è vero che Napoleone è morto a Sant'Elena il 5 maggio 1821. E tuttavia, se abbiamo una mente aperta, saremo sempre disposti a rivedere le nostre convinzioni. Il giorno che la scienza enuncerà una diversa formulazione delle grandi leggi cosmiche o uno storico troverà documenti inediti che provino che Napoleone era morto su di una nave bonapartista mentre tentava la fuga. Invece, rispetto al mondo dei libri, proposizioni come Sherlock Holmes era scapolo, Cappuccetto Rosso viene divorata dal lupo ma poi è liberata dal cacciatore, Anna Karenina si uccide, rimarranno vere in eterno e non potranno mai essere confutate da nessuno. Ci sono persone che negano che Gesù fosse il figlio di Dio, altre che ne mettono addirittura in forza l'esistenza storica. Ma nessuno tratterà con rispetto chi affermi che Amleto ha sposato Ofelia o che Superman non è Clark Kent. Il nostro studio della letteratura contemplerà soprattutto due aspetti inscindibili. L'aspetto teorico, legato alla storia della letteratura,
e il rapporto diretto con le opere, attraverso la lettura e l'analisi dei testi letterari. Ci concentreremo in particolare sui classici della nostra letteratura. Cos'è un classico? Un classico è un'opera che assurge ad una sorta di modello letterario e che ha tre caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, il classico attinge a una particolare tradizione che può anche tramontare. Poiché raccoglie e conserva la tradizione, il classico ha una natura conservativa. Il classico poi è testimone di un contesto storico-sociale di cui diviene interprete. Infine, possiede una componente umana e spirituale, ovvero offre spunti di riflessione e insegnamenti di vita. Nel valutare un'opera letteraria dobbiamo tenere in considerazione l'anima dello scrittore, che riflette non solo il suo mondo interiore e personale, ma anche il suo contatto col mondo esterno e il suo rapporto con i modelli precedenti. Per dare un giudizio obiettivo su un'opera, dobbiamo allora conoscere innanzitutto la biografia dell'autore e il suo sistema letterario. La critica letteraria non deve però annullare la mistificazione compiuta dall'autore, cioè l'alterazione volontaria della realtà a fini persuasivi. La realtà oggettiva che appartiene a ciò che viene descritto nell'opera può anche non essere presente o non ricostruibile. Per questo è sempre necessario rifarsi al sistema letterario dell'autore o, se possibile, a quello socioculturale.